Allora, abbiamo in collegamento uno che non rinnega di essere fascista, il barone nero Roberto Yonghi Lavarini. Buonasera, buonasera barone. Buonasera, buonasera signor Cruciani, buonasera signor Parenzo, buonasera a tutti. Pensa che questo povero stronzo è diventato pure, perché tale è, e se tu metti www.repubblica.it, l'apertura di Repubblica, del sì. sito di Repubblica, sì, sì. con un articolo magistrale di Matteo Pucciarelli, sì, il sì. titolo è il neofascista Yonghi Lavarini accusa sì. Fratelli d'Italia. Sì. Quanta ipocrisia, le parole dei militanti sono la norma, dice questo povero stronzo, è Donzelli che deve dimettersi. Quindi è l'apertura di Repubblica. Sì, ho visto, Scusa Yonghi Lavarini, quando le hai dette barone, queste parole, sono quelle barone. Che hai pubblicato nel tuo post praticamente? Sì, no, sono niente, miei sinceri e spontanei commenti sì. all'accaduto che ho pubblicato sì. sui social. Però scusami Yonghi, come fai? Presi in giro. E come fai a sapere che le parole dei militanti, che sono tante le parole, cioè gli inni al duce, Sigail, eccetera, eccetera, sono la norma? Che ne sai che sono la norma? No, come ben sapete, sono stato anch'io vittima di una campagna di spionaggio, infiltraggio da sì. parte di Fanpage. E sì. quindi ma so benissimo come costruiscono, ripreso, questi servizi, ma questi scusami, servizi ma e queste pseudo inchieste con un taglio e cucito nessuna... di dichiarazioni no, goliardiche fatti in ambito privato, no, nulla di in momenti privati. Chi? E quindi so benissimo di cosa si tratta. Scusami, guarda l'ipocrisia stupida. Tu rivendichi il saluto romano, tu lo rivendichi, lo dici anche qui, sei un fascista. Allora chi c'è di nuovo? Semplicemente le telecamere ti hanno ripreso mentre lo dicevi ad altri militanti. Ah, quindi dov'è? Sì, era una serata privata in ambiente privato. Io ma dico che è una cosa vergognosa che dei dirigenti di partito se la prendano con delle brave, belle e preparate ragazze, così giovani che goliardicamente a una festa in luogo privato, in ambiente privato, scherzano, ridono e fanno battute. Però scusami, è vergognoso questo preso di distanza da parte dei vertici di Fratelli d'Italia, perché se la prendono con l'anello debole, cioè delle brave ragazze e dei giovani militanti. Però, scusami, bravi patrioti. Scusami Yonghi, tu dici che fanno Sigail il saluto nazista. Tu dici Donzelli deve dimettersi. Perché si deve dimettere? Quello vuole cacciare questi qua che hanno detto delle cose antisemite. Ma anche. Lui, il signor Donzelli, conosce benissimo qual è lo spirito, l'anima dei suoi militanti, dei suoi dirigenti, soprattutto vedi. Di quel terzo che provengono dal vedi? Glorioso Movimento Sociale Italiano. Cioè, tu stai che dicendo... sono un terzo dei dirigenti, degli eletti e dell'elettorato di Fratelli d'Italia. Ancora rappresentanti da quella piccola fiamma tricolore in mezzo al simbolo del partito. Sta rivendicando tutto, mi pare evidente. Scusami Yonghi, io non ho capito una cosa, le parole dei militanti sì. sono la norma, hai detto, cioè che vuol dire? Anche le frasi come gli ebrei sono una casta, campano di rendite in virtù dell'olocausto, li disprezzo come razza, queste sono la norma? Ma tanto bisogna vedere se quelle frasi sono vere, no, perché ripeto, vere sono taglie vere. Cuci, come no? I taglie certo cuci, mica i cuci che fanno nei montaggi, quelli di Fanpage, no, sono note truffe. Detto questo, non si tratta di battute cuci. Private, goliardiche in ambito privato, fra bravi patrioti, brave ragazze, preparate, educate, scusami, che fra di loro privatamente possono dire quello che vogliono. Scusa, questa è in ambito privato. Voglio vedere se voglio vedere alle feste, private di Parenzo cosa viene fuori, alle feste private di Parenzo dei suoi compagni cosa viene fuori privatamente. Te lo dico, alle feste private di Parenzo si dice che Yonghi Lavarini è una facciazza di merda. Se vuoi te lo ridico, alle feste private di Parenzo si dice che Yonghi Lavarini ci sarebbero è una busta di piscio. Altre turpi battute fuori questo luogo, si dice. E qui è normale. Ma questo non insomma. Si dice. Se è tu normale. Vieni alla mia festa, non stiamo parlando di ambiti che tu pubblici. Sei una busta di piscio. Questo dico alla festa. Ma te lo voglio dire sì. anche, spero che Crugiani lo confermi. Poveretto, ha solo
vero il turpiloquio, questo qua. Scusami, però, Yonghi, scusami. Anzi, ti dico di più: alle mie feste si mette la pipì dentro un contenitore e sopra si scrive Yonghi Lavarini. Alle mie feste, si fa così. Io ai miei ospiti, il problema è quello: ai miei ospiti, la faccio fare in contenitori speciali. Parliamo di cose serie, Cruciani. Questo faccio per la festa dei miei 40 anni, 9 anni fa, dove Cruciani è venuto. Io ho fatto prendere dei contenitori di plastica, ho fatto urinare dentro questi contenitori tutti i miei ospiti e sopra scrivevo Yonghi Lavarini, marrone nero. Questo facevo in privato e in pubblico. Fermi là, 30 secondi. Un bel bicchiere di urina. 30 secondi. Esatto. Allora, siamo in collegamento con il barone nero Roberto Yonghi Lavarini, il quale sostiene, ripeto, che il 50% dei giovani di Fratelli d'Italia è esattamente come queste belle e brave ragazze, cioè quelle, diciamo, invischiate nel caso Fanpage e cacciate da quello che... Dirigenti preparate... Ho capito, le hanno cacciate però, le hanno cacciate, barone... E questa è la cosa vergognosa, ho capito, ma Cruciani, se uno dice... Se uno, scusami, vabbè, ma primo dobbiamo verificare se lo hanno detto. Ma l'hanno detto, l'hanno esattamente... Sono battute gogliardiche in ambito privato. Però scusami, Yonghi, come scusami, le chat, Yonghi, nella vita privata uno può ridere, scherzare e non c'entra con la vita pubblica, questa, e la vita politica. Questa è Elisa Segnini, questa che tu conosci bene, Elisa Segnini Bocchia, capo segreteria di un deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe detto sì, no, non ho mai smesso di essere razzista né fascista, quindi non ti preoccupare, mi stanno sempre sui coglioni i negri e i comunisti. Ora secondo te questo qua è una battuta gogliardica, anche simpatica, se vogliamo. Come simpatica, scusa, dice, ma sì, detto fra amici al bar, vecchi patrioti, vecchi camerati, non ci trovo nulla di male. Tutto va contestualizzato. Sulla Salis, aspetta un attimo, sulla Salis dice deve marcire in galera con i topi e con i ratti che le mangiano le dita dei piedi, cioè. Oppure la metti nel deserto. Oppure la metti nel deserto e la fai mangiare dalle formiche, dai, questo è oggetto. Ma sì, sono battute divertentissime e condivise da tantissimi italiani. Ma non è vero. Fanno morire da ridere, come infatti, no? Sono battute scherzose fra amici in una serata, non è un luogo pubblico, un dibattito politico. Vorrei la Schlein sono goliardate che si fanno fra amici, sì, ma non vorrei non uno nulla di grave. Uno che se dice, ma scusa, in quel posso capire una cosa, barone, posso chiedere una cosa al barone Walter Lavarini, come si chiama? Yonghi Lavarini. Yonghi Walter Lavarini, Lavarini, come si chiama? Yonghi Lavarini. Lavarini Water Lavarini, no, è un barone, dai, no, chiedili, dai, al dimmi. Bagno, vabbè, per semplificare, al bagno alla turca che hai in collegamento, vorrei chiedere al bagno alla turca della stazione centrale dell'ora di punta che tu hai in collegamento, vorrei chiedere a questo bagno alla turca, a questo alla turca che hai lì, se tutto è goliardia e scherzo, vuol dire che il fascismo è una farsa sostanzialmente, è un movimento di pagliacci, di buffoni, se tutto è da buttare in ridere. Bravo, cioè, no, tu dici che è tutto una farsa. No, però sì, ha detto questo. Tu dici che è una farsa? Siccome dici che sono battute, il fascismo è una farsa, allora. È tutta una farsa, una battuta il fascismo. Cioè, questi sono fascisti sul serio o no? Credono veramente che gli ebrei sono... Ma non sono fascisti, hanno fatto battute, se le hanno fatte in quel contesto, bisogna vedere come sono state montate domande e quindi risposte. Non sono fascisti. Detto questo, non è che io sono fascista, però ho un ottimo giudizio storico su quel periodo. Non si può essere fascisti nel 2024. Ma ti considero un neofascista? Sicuramente camerata. Non sono antifascista. È un'altra cosa, definisci Parenza un camerata. Non ci può arrivare, poveretto, ma l'intelletto tu e il cervello. Tu definisci un camerata, hai detto. Tu, oltre a essere un bagno alla turca della stazione centrale, cameratismo è un termine sacro, militare, concettuale, spirituale. Cioè, tu nel 2000 non nel è una 2020, cosa prettamente ideologica. Non a caso nasce proprio in un ambiente militare. Ideologica degli arditi. Però scusami, se se ne vanno normale nel 2024 a definirsi un camerata. Vabbè. Beh, il termine cameratismo, guardate sul dizionario. Scusami, ma se questa qua dice non ho mai smesso di essere razzista e fascista e tu dici che sostanzialmente la pensa razzista. Ma l'ha detto come battuta fra amici in una serata, non trovo che sia niente di grave, insomma, una battuta, appunto. Una battuta, ma tu dici che la pensa così. Sulla Salis sono anche divertenti, insomma. Ma non sono divertenti, la Salis si impiccava a mangiare. Ma fatto ridere molto. Anche a
tanti italiani che ho sentito, certo, bellissimo, perché, che ridere. Ma certo che ti ha fatto, io lo capisco che ti ha fatto ridere, essendo tu un gabinetto, è ovvio che ti fa ridere. Ma questo è, sì, questo, sì, è evidente, io non discuto sul fatto che ti ha fatto ridere. Sei un bagnolo turca, per forza. La cosa più grave sia il fatto che i vertici di Fratelli d'Italia, che sono eletti con un terzo di elettorato che è assolutamente di destra sociale, identitaria, sovranista, abbia cacciato questi qua. Faccia finta che il suo elettorato e i suoi dirigenti siano una cosa diversa da quello che sono e da quello che pensano. Cioè, sono esattamente questo. Al di là delle battute goliardiche che sono state dette in ambiente privato, in momenti privati, quindi extemporanee, che non c'entrano nulla con la vita politica. Qualunque gruppo politico, io voglio vedere i giovani comunisti, dopo la riunione vanno alla in birreria, cosa raccontano, cantano e salutano. Affari loro. Anche delle Brigate Rosse, non credo. Non lo so, perché non li frequento, però insomma diciamo che ognuno è libero in birreria, fra amici, intorno a un fuoco. Non era in birreria. Dici sempre una birreria. Dici sempre una birreria. Come mai dici sempre una birreria? Come mai parli sempre di una birreria, però? Parli sempre di birreria. Come mai parli sempre di una birreria? Ci sarà un motivo, no? Per cui sono luoghi di ritrovo degli uomini della tradizione. Beh, no, dove c'è buona birra e cameratismo. Sì, a Berlino negli anni 30. Si ritrovavano nelle birrerie per ritrovarsi fra amici, ridere, scherzare, brindare al glorioso passato e guardare verso il futuro. Io, la cosa incredibile. E quale sarebbe il glorioso passato? Scusa, sì, esatto. Bagnola turca. Quale sarebbe il glorioso passato? La gloriosa civiltà europea, indoeuropea, eurasiatica, ma che nasce, noi ti daremo una latrina e un altro re. Comunque, Roberto Ionghi Lavarini, la realtà è una sola, è che tu dici sostanzialmente che moltissimi giovani di Fratelli d'Italia la pensano esattamente come quelle frasi lì, cioè pensano quelle cose lì, dai, tu hai detto le parole dei militanti sono la norma, l'hai detto tu. Queste battute si fanno normalmente negli ambienti della destra. Insomma, e lo sapevano tutti, dici, lo sapevano tutti, lo sapevano tutti. Ma per questo. Ma lo sanno tutti, adesso sono tutti. E la Meloni vuole fare piazza pulita. La Meloni vuole fare piazza pulita. È una buona occasione per non farle più. È una buona occasione per non farle più. Però su questo, diciamo che Parenzo ha una sua coerenza e quello io lo rispetto, perché ha le sue idee, eccetera, e ha ragione. Se la Meloni non vuole più che si dica, mandi via il 50% dei giovani, un terzo del partito, rinuncia alla fiamma tricolore nel simbolo e non lo vuole più nessuno. Conservatrice, atlantista, sionista, mondialista, e faccio un altro partito. Buon viaggio. Ah, perché tu chiaramente tu sei pro Putin tutta la vita, mi pare di ricordare, certo. No, Barone? Sì, certo. Ma insomma, non si può che stare dalla parte giusta della storia, insomma, cioè, dalla parte Putin. Della verità e della giustizia, certo. Signor Putin, per signor un mondo sei pure multipolare, più sicuro. Scusi, lei affitterebbe mai una casa a due omosessuali, che c'è un caso che è scoppiato a Modena? Cioè, lei dovesse affittare una casa, le dicessero in casa mia. A chiunque, in casa propria ognuno fa quello che vuole, non mi interessa, insomma. No, cioè le dicessero private non le dicessero, mi no, ma le dicessero esplicitamente. Non mi interessa. A casa mia, a casa sua, da affittare entrerà in una famiglia omosessuale. Lei affitterebbe con gioia. Non mi interessa quello che uno fa della propria vita privata. Mi infastidisce l'ostentazione. Per il resto uno faccia quello che vuole. I gay pride lei non li sopporta. L'ostentazione del fascismo ti dà fastidio. Secondo me è un una cavalata inutile, tant'è Putin li vieta, per esempio. Beh, ma perché lì sono chiaramente uno strumento utilizzato dai poteri forti della plutocrazia mondialista contro le società tradizionali e le famiglie tradizionali. Non c'è dubbio. E assolutamente sì, li usano per scardinare le società tradizionali. Non a caso è la prima cosa che chiedono quando vanno, quando volete entrare nell'Unione Europea, una delle prime cose che chiedono è di fare l'LGBTQR. Ma posso chiederti una cosa, scusami Barone, non riesco a capire, tu sei nato nel il giorno di nascita qual è il
10 giugno, dichiarazione di guerra Francia-Inghilterra, scendiamo in campo contro le plutocrazie reazionarie dell'Occidente. Ma che va dichiarazione di guerra di Mussolini? Dichiarazione di guerra, sono nato il 10 giugno. Ho capito, ma non era una dichiarazione. Combinazione. Ma fu una vergogna, fu un disastro quella roba lì. Non voglio capire. 72. Ma voglio capire, all'epoca non esistevano i preservativi? Cioè i tuoi genitori non avevano dei profilattici all'epoca? No, quelli che tu ti metti in testa, Parenzo, non li hanno usati. Perché forse già, se avessero già usato un profilattico quel giorno, forse... Parenzo, cambia un attimo le battute, perché le ripeti sempre le stesse. Forse. Ciao Barone, a presto. È una constatazione. Ciao Barone, a presto. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera anche a Paolo Parenzo. Fermi tutti.